viaggio nel buon paese continua. Oggi siamo in Piemonte, in compagnia di Patrizia che viene dall'Alto Monferrato. Facciamo la panissa, una ricetta antica. Tipica di quale zona, Patrizia? La panissa è una ricetta tipica del Vercellese e poi esiste la versione novarese che invece viene chiamata paniscia. Paniscia. No, oggi facciamo la ricetta vercellese e abbiamo bisogno di fagioli e salsiccia, che poi non sarebbe proprio la salsiccia, sarebbe il salamdladuja. Salamdladuja è un salume tipico di quelle zone che viene fatto con parti nobili del maiale e poi conservato in un recipiente chiamato duja sotto uno strato di strutto. Ottimo, bene, iniziamo a cucinare. Per la panissa abbiamo bisogno di una lattina grande di borlotti al vapore Bonduel. In una risottiera appassiamo la cipolla tagliata sottilmente in qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo la salsiccia e la sgraniamo con un cucchiaio. Versiamo il riso, facciamo tostare e sfumiamo con il vino rosso. Quando il vino è evaporato, aggiungiamo man mano il brodo e portiamo il risotto a metà cottura, circa 10 minuti. E adesso aggiungiamo i borlotti Bonduel, sono già cotti al vapore e perfetti per la nostra panissa vercellese. A cottura terminata, mantechiamo con il parmigiano. La panissa vercellese è pronta! La sottoponiamo al severissimo giudizio di Patrizia. Ottima! Sembra quella di mia cugina Vittorina. Benissimo! Grazie mille, Patrizia, di essere stata con noi. Ciao a tutti e buon appetito dal buon paese!